Minuti ci confrontiamo sulla vicenda che riguarda il Catania Pulvirenti Pietro Lo Monaco, mentre domani è attesa a Torre del Grifo la visita del presidente dell'Associazione Italiana Calciatori Damiano Tommasi insieme al segretario generale delle C Gianni Grazioli proprio per visitare la formazione etnea in un giro di ritiri. Lo sai, Catania, la scorsa estate si stavano e si sono detti addio per qualche giorno, poi Pulvirenti va a casa di Lo Monaco. Ma cosa stai facendo? Facciamo pace, fanno pace. Per il bene comune, per il bene di entrambi, per il bene del Catania, i risultati lo hanno dimostrato, perché oggi Lo Monaco ha vinto un'altra scommessa, quella riguardante appunto Vincenzo Montella. Oggi succede di nuovo, oggi intendo in questi giorni, in queste settimane, di nuovo un caos. Non si sa a cosa dovuto nello specifico, mentre l'interessamento per la Salernitana, nuova formazione Salerno Calcio acquisita da Claudio Lotito, c'era questo interesse di Pietro Lo Monaco, allora sapevamo cosa successe. Il motivo scatenante. Adesso il motivo scatenante un po' manca, a quanto pare però Pulvirenti vuole essere un po' più presente come presidente, però sappiamo tutti che la vera forza del Catania, perché il vero presidente del Catania in Lega, in federazione, con la squadra, al mercato, in Sud America, con l'allenatore, in campo, nello spogliatoio e al centro sportivo Torre del Grifo, è Pietro Lo Monaco. Tra poco mi dici come la pensi. Quella risposta, non vai, no. Vai, vai. 17 no, ti do quella risposta, quell'approfondimento, quel giudizio legato allo Monaco Pulvirenti, mi sembrano due liceali, no? Grandi amici di vecchia data, poi in prospettiva soci in affari, devono tagliarla corto, perché secondo me nel momento in cui non la tagli subito e ogni anno fai un summit per cercare di decidere cosa fare da grande, alla fine poi la corda si spezza. Quindi io credo, sì, che questa storia avrà altri capitoli. Lo sai che la prima pagina della Gazzetta...